Prometto solennemente di dedicare le mie competenze e le mie capacità alla protezione della salute dell'uomo e alla cura e al benessere degli animali. È questo il punto focale del giuramento professionale dei medici veterinari, che sottolinea il ruolo fondamentale che hanno i veterinari nel proteggere la salute degli animali e di conseguenza degli esseri umani. E c'è una federazione dei medici veterinari. La FNAVI è la federazione degli ordini dei medici veterinari italiani. 100 ordini, 34.500 medici veterinari iscritti a questi 100 ordini, ma è importante capire a cosa servono gli ordini. Ora, in tutte le professioni, ma in molte altre situazioni, esistono delle forme volontarie di aggregazione. Vi parlo di associazioni professionali, società culturali, sindacati. Questi assetti perseguono degli obiettivi importantissimi, ma di settore, quindi le finalità saranno appunto sindacali, saranno culturali, saranno professionali. Ora gli ordini sono qualcosa di completamente diverso per i loro valori, che sono l'universalità, la terzietà e la compatibilità. L'universalità, tutti quanti i medici veterinari per lavorare, per esercitare la propria professione, devono essere obbligatoriamente iscritti agli ordini professionali. La terzietà non è un organismo che rappresenta i veterinari, ma rappresenta la professione, e la terzietà sta intesa come assicurare al cittadino delle prestazioni mediche chiaramente di qualità. E ancora la compatibilità, proprio negli ordini, è evidente ed è massima l'attenzione all'assenza di conflitto di interessi. Ora, in forza di questi valori, FNOVI è la rappresentanza esponenziale della categoria dei medici veterinari. La FNOVI non firma contratti, non detta accordi stipendiali, non è parte sociale, è l'organismo di garanzia. È un organo di interlocuzione fra lo Stato e i cittadini. Vi ho detto prima, non rappresenta i professionisti, rappresenta la professione. E cerchiamo di capire cosa sono i servizi veterinari. I servizi veterinari sono una parte del Servizio Sanitario Nazionale. Probabilmente vale la pena dire due parole sul Servizio Sanitario Nazionale. La 833 del 78 credo che sia, così l'hanno definito in molti, la più grande opera pubblica dal dopoguerra ad oggi. Garantisce salute ai cittadini. I cittadini pagano, nel senso contribuiscono secondo le loro possibilità e ricevono secondo i loro bisogni. Ora, l'assetto veterinario è parte del Servizio Sanitario Nazionale. I servizi veterinari hanno degli obiettivi di salute pubblica rispetto agli argomenti chiaramente d'afferenza, la salute animale, la sicurezza alimentare, l'igiene delle produzioni zootecniche, e chiaramente sono organizzati su base centrale e periferica. Il Ministero, quindi con gli uffici periferici del Ministero della Salute, poi ancora le regioni per il tramite delle aziende sanitarie locali e una rete di eccellenza che sono i 10 istituti zooprofilattici. I servizi veterinari fanno prevenzione e controllo e contribuiscono in maniera determinante alla salvaguardia della salute pubblica. Ma qual è l'importanza per il consumatore del benessere animale? Il benessere animale, intanto c'è una percezione, insomma, c'è un bisogno di avvertire benessere, c'è un bisogno etico che peraltro è confortato ovviamente dalla scienza. Benessere animale, le 5 libertà che dobbiamo assicurare agli animali, la libertà dalla sete, dalla fame, dal dolore, dalle ferite, dalla malattia, dall'ansia, dal disagio, e il fatto di avere poi dei ricoveri adeguati e ad avere anche la possibilità di esprimersi da un punto di vista etologico, come è giusto e doveroso che sia. Ora, il benessere animale è diventato importante per il consumatore perché tutti quanti abbiamo avvertito la necessità di assicurare delle condizioni di vita adeguate agli animali. Qui mi riferisco agli animali da reddito, per di più gli animali da allevamento. Il mercato richiede di certificare le condizioni di benessere nelle quali
vengono tenuti ed allevati gli animali. Sostanzialmente io credo che il processo è culturale, siamo passati da una concezione strumentale degli animali a un rispetto verso gli stessi come esseri senzienti. A solo titolo di esempio io richiamo il codice deontologico di medici veterinari ante 2006. In quel codice si parlava di benessere finalizzato alla produttività dell'animale. L'animale che sta bene, chiaramente l'animale allevato in condizione di benessere, sarà un animale più sano che darà maggiori produzioni e anche di qualità superiore. Oggi l'introduzione, e credo che ormai sia patrimonio culturale collettivo, il sentimento, il fatto di avvertire che gli animali sono esseri senzienti, senzienti voglio dire capaci di gioire, di soffrire, situazioni queste che da un punto di vista anche emozionale comportano un'analisi etica da parte non solo di chi li possiede ma della comunità tutta. Quindi benessere animale è una condizione essenziale dell'allevamento zootecnico, una condizione essenziale anche nel rapporto con l'animale familiare. Qual è il ruolo del medico veterinario in quella che poi diventa tutela del consumatore? Per far comprendere il ruolo del medico veterinario immaginiamo un paese che non avesse medici veterinari. Cosa accadrebbe? Gli animali chiaramente ammalerebbero, le malattie non curate passerebbero da animale ad animale. Se zoonosi verrebbero tradotte, trasferite anche all'uomo. Ci sarebbe la comparsa di malattie ormai eradicate, ve ne dico una per tutte, la rabbia. Altrettanto le produzioni di origine animale, a partire dai loro tessuti, la carne, il pesce, non sarebbero più idonee per il consumo quando provenienti dagli animali malati. E quindi nessuno vorrebbe più consumare degli alimenti pericolosi. Altrettanto le importazioni di alimenti non avrebbero poi le verifiche dei veterinari presso i posti di ispezione frontalieri piuttosto che non presso le aziende sanitarie locali. Quindi cosa potrebbe quindi derivare? Che gli allevamenti chiuderebbero, così come tutta l'industria della lavorazione e della trasformazione degli alimenti verrebbe meno. In un paese così sfortunato, ma chi ci vorrebbe più venire? Adesso a me è capitato in più di un convegno di sostenere che senza veterinari si ferma il mondo, probabilmente è un eccesso, il mondo continua ad andare avanti, probabilmente senza di noi, ma ci vuole coscienza del peso anche sociale, dei valori di salute e sociali della nostra professione. Noi tutti incontriamo il veterinario senza saperlo, molte volte nell'arco della giornata, lo incontriamo quando prendiamo un cappuccino al mattino, nel latte, lo incontriamo in una pizza, in un gelato, lo incontriamo quando mangiamo la carne, quando mangiamo il pesce, le uova, i formaggi, lo incontriamo per strada, quando magari ci capita di incrociare una cisterna del latte, un camion di mangime, lo incontriamo tutte le volte che torniamo a casa e ci accoglie il nostro cane e che dà tanto conforto alle persone, i cani sono presenti in grandissima percentuale delle famiglie dei nostri paesi, più della metà delle nostre famiglie ospita un cane o un gatto. E poi ancora, immaginate anche l'uso di questi animali nelle terapie assistite con gli anziani piuttosto che non con i disabili. Il veterinario lo trovate in una candela di cera, perché la cera viene prodotta dalle api. E questo per dire che il veterinario è ovunque. Io credo di aver dato il senso e la misura del nostro valore sociale. Oramai sappiamo che gli animali da compagnia hanno una presenza importante all'interno delle famiglie. In questo senso, qual è il ruolo del veterinario e quali iniziative avete intrapreso per comprendere che il possesso di un animale deve essere responsabile? Il possesso responsabile è un argomento sempre molto attenzionato da parte della Federazione dei Veterinari.
Possedere un animale in maniera responsabile vuol dire conoscere, vuol dire quindi magari partecipare a un meccanismo educativo che abbiamo nel tempo promosso con il Ministero della Salute. Allora forse molti di voi avranno sentito parlare di quel famoso patentino, che non è una patente obbligatoria per detenere un animale, ma è comunque un percorso culturale che dal 2009 viene effettuato, o meglio, è stato effettuato all'inizio, poi c'è stata un po' una trascuratezza, insomma, da parte dei comuni nell'organizzare questi corsi destinati al proprietario e quindi educativi rispetto al possesso responsabile. Accade spesso, ahimè, che a Natale, assieme alla bambola e al trenino, arrivi un cane, e questo il regalo di Natale. Però lo stesso giorno dell'arrivo farà la cacca in giro, farà la pipì sui tappeti, mangerà le gambe del tavolo. E lì molti proprietari che non si sono curati di approcciare, insomma, questo nuovo, cioè conoscere questo nuovo ospite della propria casa, si vedono in difficoltà, qualcuno rinuncia, e credo che questo sia una cosa di una gravità inaudita. Altrettanto anche nella scelta dell'animale, cioè non è possibile mettere in 20 metri quadri un cane sportivo perché ha bisogno di muoversi, quindi conoscenza credo che sia poi la declinazione, la sola declinazione utile per un possesso responsabile. Abbiamo in questi giorni definito un aggiornamento del percorso culturale sul patentino fatto assieme al Ministero della Salute. A breve lo presenteremo e sarà comunque un passo avanti rispetto a un mezzo di formazione che intendiamo utilizzare non solo e non tanto con i soli proprietari, ma anche in direzione di coloro che intendono diventare proprietari e anche verso i bambini che normalmente adorano gli animali da compagnia. Nelle scuole, se tutti presenti con un cagnolino, un gattino, l'aula si riempie di emozioni. Immaginiamo che questo patentino possa essere dedicato ai bambini, quindi un percorso culturale per i bimbi. Lo chiameremo patentino junior. Ci piacerebbe farlo solo via web. Oggi i bimbi sono molto portati a questo tipo di accesso, quindi via web e, perché no, forse anche in inglese. Ci vuole parlare dell'uso razionale degli antibiotici, su cui avete preparato alcuni lavori, tenendo conto che è sempre più preoccupante l'antibiotico resistenza. Sì, abbiamo partecipato a questa iniziativa e abbiamo messo nella nostra scatola, nel nostro spazio virtuale, del materiale, in particolare appunto del materiale che afferisce all'utilizzo degli antibiotici. Tutti conosciamo, perché tutti gli organismi di informazione ne parlano, del problema dell'antimicrobico resistenza, e devo dire che molti di questi media, ma anche con le voci di farmacologi di un certo peso, attribuiscono al settore zootecnico e quindi anche i medici veterinari, chiaramente, il fatto di un utilizzo eccessivo di antimicrobici, quindi di antibiotici. Ora, qui non si tratta di andare a dar delle colpe, si tratta tutti quanti, a partire dal nostro assetto professionale, a seguire anche dall'assetto medico per le infezioni nosocomiali ed altro, di utilizzare gli antibiotici quando servono, per quanto servono. Quindi è la quantità giusta per i tempi giusti, cercando di limitarne l'uso. Però io credo che sia un po' doveroso da parte mia un po' smentire, lo faccio sempre nei convegni, il sentimento o comunque l'informazione generale che non è sempre corretta. E possiamo dire che, per esempio, non è vero, così come si legge, che vengono utilizzati a scopi profilattici, non è vero che vengono utilizzati nei mangimi, non è vero che non c'è stato sforzo. Ora, dal 2010
L'EMA ha messo in campo un'iniziativa, l'ESVAC Project, che va a misurare su tutta Europa il consumo degli antimicrobici, degli antibiotici. Ora ci piace far conoscere il fatto che dal 2011 al 2017 l'utilizzo nel nostro settore è diminuito del 30%, e qui non sto a far difese corporative, cioè la diminuzione esiste ancora di più, e abbiamo obiettivi ancora più importanti con l'utilizzo della ricetta veterinaria elettronica e con la possibilità non già e non tanto di misurare l'antibiotico venduto, ma l'antibiotico consumato. E questa possibilità è oggi contenuta in un big data che si chiama Classifarm. Peraltro richiamo la volontà, la necessità culturale, ancora prima che pratica, di contenere al massimo l'utilizzo degli antibiotici. I medici veterinari hanno avuto tante occasioni di formazione, molte delle quali erogate appunto dalla Federazione Nazionale dei Veterinari, e è una strada che stiamo percorrendo, la stiamo percorrendo con una qualche soddisfazione, anche se c'è ancora molto da fare. Vuole spiegarci il concetto del One Health in riferimento al ruolo del medico veterinario, considerando che il virus Covid-19 ha evidenziato come sia possibile la contaminazione uomo-animale. One Health sta per medicina unica, una salute, una medicina, c'è una sola medicina. Ce lo insegnavano già molti anni fa i nostri illustri colleghi che non ci sono più. C'era il professor Gerosa all'Università di Milano che diceva: tutti i mal vengono dal bec, cioè tutte le malattie arrivano da quello che si mangia. Gli rispondeva il professor Gherardini, un grande collega di Bologna, e diceva: sta attento veterinario, che quando fai l'ispezione degli alimenti, l'ispezione delle carni, stai dando da mangiare a tuo figlio. Ora, il 70% delle malattie infettive provengono dal serbatoio animale, o sono trasmesse da vettori o sono zoonosi. Quindi ci sono delle malattie che sono trasferibili dall'animale all'uomo e viceversa. L'unico approccio possibile è quello di medicina unica. La medicina unica richiede una stretta collaborazione fra la medicina umana e la medicina veterinaria, con attenzione appunto all'animale, all'uomo e all'ambiente. Solo il fatto di percorrere questi binari che poi si incontrano in una sanità pubblica comparata ci darà la via per fare appunto una sanità pubblica adeguata. Ora, fuori dagli slogan che arrivano magari anche dalle grandi organizzazioni internazionali, si tratta di conciliare ambiti finora disgiunti, generali e locali, per appunto conferire in questa One Health, salute unica e medicina unica. Thank you.